Un cordiale saluto e un buon inizio di settimana dalla redazione del TG6. In apertura subito la cronaca, maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pescara che a Montesilvano ha sequestrato 45 kg di marijuana in un'abitazione privata. Un uomo considerato il trafficante percepiva il reddito di cittadinanza e ora è agli arresti domiciliari. Dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Un'abitazione privata adibita a deposito di marijuana. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara ha fatto irruzione in una casa di Montesilvano dove ha trovato 45 kg di stupefacente. Le perquisizioni personali e domiciliari, grazie all'utilizzo dei cani antidroga, hanno portato alla scoperta di numerose buste piene di cannabis, nascoste in diversi anfratti dell'abitazione o smistate in dei borsoni, forse da consegnare a chi avrebbe dovuto vendere lo stupefacente. Drug Market, mercato della droga, è il nome che i Baschi Verdi hanno dato all'operazione. A Montesilvano i nostri, grazie alla loro capacità investigativa, hanno scoperto una casa adibita a deposito di marijuana. Abbiamo scoperto 45 kg di marijuana che avrebbe fruttato sul mercato quasi mezzo milione di euro e avrebbe permesso di confezionare più di 130.000 spinelli. In manette un cittadino italiano che insieme alla moglie percepiva il reddito di cittadinanza. L'uomo è ora agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il sussidio economico, percepito indebitamente, è stato revocato. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire l'intera filiera della droga in modo da intercettare e interrompere questo flusso di marijuana verso la piazza pescarese. Ancora la cronaca, grave episodio questa mattina nella scuola media a Capograssi di Sulmona. Uno studente che frequenta la prima media colpito con un coltello da cucina ha puntito un collaboratore scolastico ferendolo alla schiena. La lesione non sarebbe grave, al momento non si conoscono i particolari del fatto e i motivi che avrebbero spinto il giovane a colpire con il coltello il bidello. Sul posto si è subito portato la polizia che dopo aver recuperato e sequestrato il coltello del quale il minore aveva tentato di disfarsi sta ascoltando i protagonisti e i testimoni per ricostruire l'intera vicenda. Voltiamo pagina. Il senatore Luciano D'Alfonso questa mattina ha illustrato le ragioni che lo hanno spinto a chiedere un passo indietro a Nicola Mattoscio, da presidente della Fondazione Pescara Abruzzo. Paolo Renzetti. L'ex presidente della regione Abruzzo e oggi senatore Luciano D'Alfonso ha spiegato questa mattina in una affollata conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a chiedere un passo indietro al presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, che pochi giorni fa era stato anche ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Ho posto delle questioni riguardanti, per esempio, l'incomprensibilità di un comma, di un articolo della struttura statutaria che tende a comprimere l'espressione delle libertà sociali della nostra provincia. Quando si dice che la Fondazione deve verificare la rappresentatività dei soggetti deputati a designare, è una forzosità che non va d'accordo con lo spirito della democrazia, dell'autonomia, dell'indipendenza che il legislatore ha voluto configurare, ma anche la giustizia costituzionale, nei rapporti tra fondazione e organizzazioni sociali. Quello è uno. Due, dobbiamo fare in modo che un articolo dello statuto renda implacabile l'incarico a tempo. Dopo due mandati non c'è possibilità di fare curve o rotatorie per tornare ad avere ruoli, altrimenti c'è il rischio di quello che diceva San Benedetto da Norcia, San Giovanni da Capestrano, Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, che la persona fisica coincida con la persona giuridica e viene meno il valore dei progetti, il valore delle istanze, delle ambizioni sociali, di quelli che sono i corpi e i mondi vitali della comunità. È indubbio che il patrimonio della Fondazione Pescara Abruzzo oggi faccia gola a tanti. Non so che cosa c'entri la gola col padrone della fondazione. Quello che è certo che fa interesse la capacità di iniziativa della fondazione, che in un primo tempo è stata applaudita, in un secondo tempo è stata riconosciuta con consenso. Io vorrei che il terzo tempo della fondazione tenga conto anche di quello che è accaduto con la pandemia. A quei 6.000 poveri nuovi,
che operano come progetto di vita a Pescara senza nulla, oltre alle misure messe in campo dal Comune di Pescara e con intermittenza anche dal Governo della Repubblica, è immaginabile che si faccia anche qui straordinariamente quello che la Fondazione Caripolo ha messo in campo a Milano, fatte le debite proporzioni? Dire questo non significa fare attacchi personali. Dire questo significa riconoscere un dramma che riguarda 6.000 persone nuove che grazie alla mascherina non si vergognano di ricevere gli aiuti alla Caritas. C'è un mondo che vanno da coloro i quali hanno perso l'integrità della famiglia a coloro i quali hanno perso l'integrità del reddito da lavoro che non ha più nulla. A questi, oltre che la generosità di alcune figure imprenditoriali, oltre che la capacità di risposta limitata del Comune, è possibile implementare anche un'altra capacità di risposta facendo in modo che una percentuale dei redditi pari al 10% della Fondazione prenda come bersaglio le sacche di dolore sociale di questa città? Questa domanda non è irriguardosa. Io ne ho parlato con mio figlio, mi ha detto che si capisce. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa e il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo hanno fatto questa mattina il punto della situazione in merito ai fabbricati industriali insistenti nell'area del sito inquisito ex Montecatini a Piano d'Orta dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato e del Ministero. Vediamo. Speriamo che sulla vicenda annosa ed imbarazzante che riguarda il sito inquinato di Piano d'Orta, quindi del comune di Bolognano, si sia fatta chiarezza in maniera definitiva, si sia messa una pietra tombale, perché il Consiglio di Stato il 23 dicembre scorso ha stabilito che la proprietaria degli immobili e dell'area deve attivarsi per fare tutto il possibile per demolire i manufatti nel più breve tempo possibile. Tutto questo è stato ripreso e confortato anche con la diffida che il Ministero per la Transizione Ecologica il 12 gennaio scorso, quindi parliamo di qualche giorno fa, ha diffidato la società ad avviare tutte le attività prodromiche per la demolizione degli immobili. Quindi speriamo che la società appellante si metta l'animo in pace e quindi si possa ridare sicurezza, si possa ridare in qualche maniera salubrità all'aria e quindi far vedere anche ai cittadini un futuro più roseo, perché i cittadini e i residenti di Piano d'Orta da troppi anni stanno combattendo contro un problema ambientale di dimensioni molto importanti. Andiamo a Teramo, dove è stato inaugurato questa mattina a Piano d'Arcia l'ospedale veterinario didattico dell'Università, un'eccellenza in Italia che si estende su 100.000 metri quadrati e che rappresenta un ponte tra la sanità veterinaria e quella pubblica. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Inaugurato e benedetto l'ospedale veterinario didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, una struttura unica nel suo genere in centro Italia e tra le poche del paese. L'ospedale si estende su 100.000 metri quadrati all'entrata di Teramo ed è organizzato sul modello che il Sistema Sanitario Nazionale utilizza per le strutture ospedaliere locali. Come eccellenza c'è il servizio di malattie infettive degli animali, un ponte tra la sanità veterinaria e quella pubblica nell'ottica del One Health. Qual è il ruolo di un ospedale veterinario? Si inserisce non solo nella cura del cane, del gatto, del cavallo, ma si inserisce nella sanità pubblica a tutto tondo, si inserisce praticamente in quello che noi mangiamo tutti i giorni. Un esempio banale, tutte le derrate alimentari di origine animale, prima di arrivare sulle nostre tavole, sono valutate, controllate, ispezionate da un medico veterinario specialista in ispezioni degli alimenti di origine animale. È un ospedale a supporto dei colleghi e abbiamo delle strumentazioni all'avanguardia, altre praticamente ne stanno arrivando, quindi io direi che veniteci a trovare. Veniteci, utilizzateci, ecco, questo è il termine che il territorio, l'Abruzzo ci utilizza.
Particolarmente orgogliosa dell'ospedale veterinario universitario didattico di Teramo, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che si è impegnata a far ottenere il giusto riconoscimento nazionale alla struttura teramana. Senz'altro una realtà importante che mette in rete sia la ALS sia l'istituto zooprofilattico, ma risposte immediate nell'ambito dell'emergenza nella veterinaria, una realtà che noi come regione avevamo già supportato dal 2009 attraverso una convenzione che continueremo a ripetere con dei fondi finalizzati, e soprattutto oggi ho preso anche un impegno di colmare una lacuna che purtroppo c'è, un vuoto a livello normativo, di far riconoscere questa attività come attività non solo sanitaria, ma che rientra, che già rientra nei LEA, ma purtroppo da parte del Ministero dell'Università non ancora c'è un riconoscimento come attività sanitaria. Quindi il nostro impegno è, attraverso una forma legislativa regionale, di colmare questo vuoto che è a livello nazionale. Torniamo a Pescara, dove la notte scorsa le barche non sono potute uscire dal porto a causa dei fondali bassi. Una barca è anche rimasta incagliata, la marineria chiede interventi immediati per costruire una canaletta. Vediamo. È stata una notte difficile per la marineria pescarese, ci sono incagliate delle barche proprio all'uscita dal porto, non è una novità per Pescara? Assolutamente no, era prevedibile molto facilmente, in quanto il problema qui esiste già da parecchio tempo. E purtroppo stanotte, con la marea sfavorevole, più bassa del solito, si sono verificati questi inconvenienti. E attualmente c'è ancora una barca arenata, insabbiata lì all'ingresso davanti al Molo Nord. E praticamente da questa notte a mezzanotte circa, al momento non sono ancora in grado di risolvere la situazione. Le barche più grandi sono rimaste all'ormeggio per evitare danni, una sola ha provato ad uscire, ma si è incagliata e dopo, verso le 4 così, è riuscita a disincagliarsi, ma c'è il motore quasi fuori uso e praticamente stiamo messi malissimo. La situazione non è più sostenibile e non stiamo più in condizioni di poter andare a lavorare. Qualcuno si è spostato a Ortona, ma Ortona i posti sono limitatissimi, per cui è pure una situazione scomoda. Oltre al trambusto che c'è per gli spostamenti, per la logistica e quant'altro. Cosa chiedete? Noi chiediamo un intervento immediato, cioè oggi stesso, quantomeno per poter creare una canaletta per poter transitare, per entrare ed uscire dal porto. Poi i lavori più grandi si faranno, li stanno studiando già da tempo, prima o poi verranno, però almeno adesso, al momento, pure considerando il periodo, siamo in pieno inverno, per cui oggi è una bellissima giornata, ma non è sempre così, il tempo cambia facilmente e si può mettere male e andiamo a rischiare la vita e l'incolumità di tutta la gente. Un importante impulso alla ricostruzione privata a Teramo ha fatto in modo che il 2021 abbia rappresentato l'anno della svolta. Soddisfatto il sindaco D'Alberto, che lode il lavoro del commissario Legnini. Vediamo. Il 2021 ha rappresentato la svolta nella ricostruzione privata a Teramo dopo i terremoti del centro Italia nel 2016 e nel 2017. Al 31 dicembre 2020 erano in totale 133 le pratiche concluse, nel 2021 invece ne sono state concluse 207, il 155% in più. Anche i decreti emessi sono aumentati, con un incremento del 151%. Giro di boa a Teramo, ha commentato il sindaco Gianguido D'Alberto, secondo cui il merito di questa accelerazione è della semplificazione burocratica introdotta dalle ordinanze firmate dal commissario straordinario Giovanni Legnini, così come dal lavoro dell'ufficio speciale ricostruzione e dell'ufficio sisma del comune di Teramo. Nell'ultimo anno, ha detto il primo cittadino, è stato potenziato il capitale umano, fondamentale per far funzionare la macchina amministrativa.
In particolare per gli interventi le domande presentate sono state 547, di cui 422 per i danni lievi e 125 per danni gravi. Degli oltre 190 milioni di euro stanziati per il cratere abruzzese ne sono arrivati circa 77, ovvero poco oltre il 40% del totale. Somme ingenti rispetto al peso in termini di danni che ci è stato assegnato all'interno del cratere, ha concluso D'Alberto, che evidentemente non rispecchia quella che è la realtà, le parole del sindaco. Andiamo a Chieti, dove si andrà avanti con l'occupazione gratuita del suolo pubblico fino al 31 marzo. La proroga riguarderà i pubblici esercizi, le attività artigianali e le attività del settore alimentare. L'amministrazione comunale, per voce dell'assessore con delega proprio al commercio Manuel Pantalone, annuncia l'entrata in vigore a breve anche di una Fidelity Card per incentivare l'acquisto in città. Vediamo. Sicuramente non siamo sotto gli effetti di quella che era la prima fase della pandemia, ma il commercio fa fatica a riprendersi. Il comune di Chieti ha prorogato quello che sono degli aiuti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Assolutamente, abbiamo prorogato fino al 31 marzo la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi, per le attività artigianali, per le attività alimentari. Lo abbiamo fatto convinti di voler supportare la categoria in questo momento così complesso, lo abbiamo fatto recependo quelle che sono le linee guida governative. Cogliamo anche l'occasione insieme al nostro sindaco per complimentarci con le attività commerciali nella nostra città per quanto stanno facendo nella gestione di questo momento pandemico, adeguandosi a tutte quelle che sono le normative di contrasto all'emergenza da Covid-19 a livello governativo, ma lo stanno facendo assurgendo un grande senso di responsabilità, perché soltanto attraverso il rispetto di queste misure che si potrà ripartire in sicurezza, ma ripartire in maniera piena. E noi con questa vicinanza nei confronti del tessuto economico della nostra città l'abbiamo voluto rafforzare, abbiamo voluto andare a rimpinguare questo concetto, perché riteniamo che ci sia davvero bisogno di una ripresa, ma noi come istituzioni siamo vicini, l'abbiamo sempre dimostrato anche questa volta con questa proroga. La vostra è un piccolo aiuto, un piccolo voler stare vicino a queste attività, ma di che cosa ha bisogno proprio il commercio per ripartire dopo la pandemia? Ma questa è un'iniziativa, poi stiamo lavorando insieme alla categoria per arrivare a quella che sarà una vera e propria Fidelity Card del commercio cittadino, lo stiamo facendo insieme alle associazioni di categoria della nostra città. Riteniamo che dobbiamo tornare ad un concetto che noi abbiamo sempre perseguito nel nostro insediamento, che è quello del centro commerciale naturale, dividendo poi la città anche in aree, perché abbiamo una città talmente bella e così completa dal punto di vista delle proprie aree, delle aree che la caratterizzano. Dobbiamo valorizzare le attività sul territorio, è ovvio che riteniamo di poterlo fare insieme alla categoria, perché questa è una sfida appunto che si vince giocando come una squadra. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha confermato le trattative con gruppi stranieri per le quote del club biancazzurro, facendo capire che a stretto giro potrebbe esserci novità che daranno un futuro più solido al Delfino. Andrea Costantini. Noi tempo fa parlammo di un incontro a Parma con rappresentanti di Radrizzani. Se ci può dare un aggiornamento, se è successo qualcosa, se può smentire? Assolutamente sì, io non ho incontrato nessuno a Parma. Smentisce quindi? Assolutamente sì, non ho incontrato i rappresentanti di Radrizzani, che ripeto, ho già detto in altre occasioni, non conosco personalmente, e quindi smentisco, perché non vorrei che magari qualcuno pensasse che io metto in giro delle voci che non sono. Assolutamente non ho incontrato nessuno a Parma. Chi vuole comprare Pescara sa dove sta Pescara, e quindi dovrebbe venire a Pescara, non in altri posti. E quindi, però, siccome le trattative le sto portando avanti io in prima persona e sono trattative molto serie, io mi auguro che nel brevissimo tempo possa concludere una di queste, che significherà o rafforzare la società o sostituire completamente Sebastiano. Ecco, quindi lei ha invitato qualcuno a Pescara per i prossimi giorni? Ma sì, vedremo nei prossimi giorni qualcosa succederà. Se ci può dire anche la provenienza di questi investitori, di questi gruppi, perché da come parla sembra che ci siano più fronti aperti. La provenienza sono sempre persone che stanno nel mondo, che sono già nel mondo del calcio, non sono chiaramente inglesi. Non sono chiaramente italiani, perché in Italia abbiamo fatto scappare fior fiori di imprenditori dal calcio, quindi evidentemente non è così amato questo mondo, però invece
negli altri paesi, soprattutto in America, questo sport è amato, ma è amato anche perché hanno una cultura diversa e una visione diversa dello sport, quindi loro vedono lo sport come dovrebbe essere visto, come un'azienda, come una possibilità per fare azienda, non tralasciando chiaramente i risultati sportivi, quindi mi auguro che si possa chiudere una di queste situazioni. L'ultima, siccome ho visto che tra Cesena, Pistoiese, squadre dello stesso girone del Pescara, proprietà chi dall'America, chi magari dalla Germania, si sente sempre parlare di Inghilterra, sono questi un po' i fronti probabili? Sì, ma tanto sono. In questo momento questo paese ha un appeal importante nel calcio per quei paesi lì, quindi speriamo che anche il Pescara possa cogliere questa opportunità, perché questo significherebbe in prima battuta rafforzare la società molto e poi probabilmente magari ci sarà un periodo di interregno nel quale, per garantire queste persone, il sottoscritto dovrà rimanere per il direttore generale, ma io posso rimanere pure come usciere, l'importante è che garantisca loro che quello che gli stiamo raccontando è vero e quindi è giusto che sia anche così, perché io la faccia ce l'ho sempre messa e ce la continuerò a mettere. Mi auguro, certo, se trovassi uno che mi dice vabbè, eccoti 100 euro per il Pescara, per te, per quello che sia, vattene via, sarei il più contento, ma purtroppo non è così semplice, però stiamo lavorando per cercare di dare un futuro importante al Pescara. Tre trasferte consecutive, recupero compreso, attendono il Teramo, che sabato riprende da Pesaro con l'obiettivo di innalzare la media punti e assicurarsi l'agognata permanenza in Serie C. Jacopo Forcella. Ore frenetiche di mercato in casa Teramo, ufficiale l'arrivo di Kodromaz in difesa, presto lo sarà anche D'Andrea per l'attacco. È il momento dell'accelerazione, anche considerando che sabato il Diavolo, come tutta la Serie C, torna in campo dopo le due settimane di rinvio causa Covid. Dunque si torna a lavorare con prospettiva campionato. Guidi avrà a disposizione i tre elementi nuovi già ufficiali, De Grazia, Forgione e Mordini, più due. Kodromaz va a compensare la partenza di Piacentini e D'Andrea, che darà sostegno a Bernardotto e Birrigea per la prima linea. In mezzo adesso il tecnico ha abbondanza, anche considerando che Rossetti, da tempo out, dovrebbe presto rientrare a disposizione. Così come invece ha già fatto Cucurullo. Con Arrigoni, Fiorani, Lombardo, Mungo, Viero e i due nuovi acquisti, il reparto è full, per non dire quasi intasato. Ed è per questo che, dovesse arrivare qualche offerta, qualcuno potrebbe lasciare la maglia biancorossa. La rincorsa alla salvezza, che parte dal Benelli sabato, è difficile ma non impossibile. In realtà basta innalzare un po' la media punti, che oggi con 19 punti in 20 incontri recita 0,95 per gara. Passare da questa cifra, ovviamente insufficiente, a quella nemmeno troppo improbabile di 1,16 garantirebbe alla fine della stagione quella quota di 40 che dovrebbe bastare per mantenere la categoria. Il Teramo deve migliorare soprattutto il rendimento tra le mura amiche, troppo spesso violate. A passare alla Bonolis sono state Virtus Entella, ancora Matelica, Cesena e Molese, e quella Vispesaro, che fu la prima ad imporsi a Piano d'Accio lo scorso 19 settembre dopo l'iniziale vantaggio siglato da Malotti. I pesaresi hanno perso Giraudo nel mercato invernale sulla corsia Mancina e sono alla ricerca di un sostituto che possa non farlo rimpiangere dopo l'addio destinazione regina dell'esterno. Sul taccuino degli uomini in mercato della Vis c'è il nome di Daniele Sarzi Puttini, classe 96, di proprietà dell'Ascoli, in questa prima parte di stagione in prestito al Messina, 14 presenze e un gol. Calciatore che in carriera conta quasi 130 gettoni in Serie C, con le casacche di Sudtirol, Piacenza, Cuneo, Fermana, Carpi e Bari. Sulla corsia opposta è arrivato invece l'italo-francese Parrinello, proveniente dalla Pro Sesto, classe 2001, squadra quella di Banchini, che nel girone B ha pareggiato più di tutte, 9 volte, perde poco e quando può centra risultati importanti come quello prima delle vacanze natalizie contro il Siena. Ecco perché l'ottava casella in classifica, quota 27, non è un caso. Il Diavolo deve provare invece a cancellare un fine 2021 da incubo e quella di Pesaro sarà la prima di tre trasferte consecutive. Partire bene darebbe un'ulteriore spinta per una rincorsa, sia ad ostacoli, ma niente affatto impossibile. Scendiamo di categoria, sabato amichevole per il Pineto sul campo del Penne, che è servita alla squadra biancazzurra di riprendere il ritmo in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la San Benedettese. Il tecnico del Pineto Marco Pomante analizza le prospettive pochi giorni prima della ripresa, vediamo. Per adesso è normale che giustamente è stato bloccato il campionato, perché penso che
La cosa principale adesso è vedere bene come va l'andamento di questa pandemia che da 2 anni ci dà fastidio. È servito più che altro per dare minutaggio a quasi tutta la rosa. È stato un test importante perché hanno giocato anche ragazzi oggi, soprattutto qui a Penne, ragazzi che hanno trovato poco spazio ultimamente, soprattutto ragazzi giovani dalle juniores, hanno fatto molto bene, sono contento. Ecco, da quando c'è stato poi la fine, prima delle vacanze natalizie, ad oggi in casa Pineto tante cose sono cambiate, vi state ritrovando, vi state mettendo in moto per la ripresa del campionato appunto? Sì, sicuramente sono andati via dei giocatori importanti, sono stati sostituiti altrettanto da giocatori importanti, altri giovani, però noi, il campionato per noi le ambizioni sono sempre le stesse, cerchiamo sempre di fare bene, è normale, ci sono squadre secondo me adesso, ad oggi, molto più forti di noi, attrezzate molto più di noi, però noi dobbiamo pensare sempre positivo e dobbiamo sempre cercare di portare a casa sempre il risultato è più importante che la vittoria in tutte le partite, poi è normale, il campo dirà la sua, però ci stiamo preparando bene, questa sosta un po' ci è servito pure per mentalmente, per ricaricarci fisicamente, per aggiustare qualcosina, però sono contento di quello che abbiamo fatto e speriamo di partire forte domenica prossima a San Benedetto. Vi aspettavate di più dalla prima parte di stagione? Ma sicuramente, non ci nascondiamo, io per primo ci aspettavo molto di più, però il calcio è questo, ci può stare, però io sono contento perché alla fine noi le prestazioni le abbiamo fatte, siamo stati un po' sfortunati in certi episodi, a volte abbiamo fatto degli errori grossolani, io per primo. Dispiace, però adesso dobbiamo mettere da parte il finale di campionato, cioè il finale del girone d'andata, perché non è stato positivo. Dobbiamo pensare a partire forte adesso, subito con la Sammettese, perché incontriamo una squadra forte che non è quella delle prime 7-8 giornate. Adesso è una squadra piena, una corazzata, perché ha dei giocatori importanti in tutti i reparti. Però noi come Pineto abbiamo anche il dovere di fare un campionato ambizioso. Dobbiamo cercare, come ho detto prima, di trarre il massimo in tutte le partite. Il mister pensa alle questioni del campo, ma sicuramente se dovesse esserci questa finestra bis di mercato invernale c'è possibilità di vedere altre pedine in campo a Pineto? Ma questo non lo so, sinceramente non ci credo tanto a questa finestra di mercato, se veramente riapriranno il mercato, ma noi penso insieme alla società adesso noi sappiamo quello che dobbiamo fare, l'abbiamo già fatto e si arriverà sicuramente qualche under, perché adesso questo è l'obiettivo nostro, di ringiovanire pure un po' la rosa, perché è anche giusto così, perché dobbiamo anche sfruttare anche i giocatori che vengono al settore giovanile, i giocatori che abbiamo in rosa, giovani che sono validi, sono forti. Chiudiamo, i playoff sono l'obiettivo, resta questo l'obiettivo del Pineto in questa stagione? Sì. Adesso sì, dico la sincerità, adesso sì, però come ho detto prima, dobbiamo cercare sempre di fare il massimo in tutte le partite. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube al sito www.tv6.it. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con replay, invece l'informazione torna alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.